E ritorniamo in collegamento con Matteo Moretto di Relevo. Matteo, ciao, ben ritrovato. Ciao Simone, ciao a tutti. Matteo, ci eravamo lasciati tanti giorni fa, anzi in realtà non tantissimi, e il mondo è praticamente cambiato nel mentre, perché c'erano Maldini e Massara, Brian Diaz era ancora lì, ci avevi raccontato che era nel grande interesse del Real Madrid, e alla fine nel mentre c'è già stata anche presentazione, addio al Milan e quant'altro. Ora, punto e andiamo a capo. Che succede ora al Milan, secondo te? Ma secondo me adesso sono in una fase di ricostruzione. Io credo che ci vogliano, non so se settimane, ma comunque in questa fase il Milan si sta, tra virgolette, sistemando, si sta collaudando per poi quello che sarà il futuro. Ovviamente le persone che adesso sono a capo dell'area sportiva stanno lavorando al massimo per cercare di trovare subito delle soluzioni per migliorare la squadra, però questa credo che sia una fase in cui a livello di mercato parlo ci siano delle priorità sicuramente, ma ci siano anche tanti calciatori che piacciono, che magari sono sondati, sono contattati, ma non ci sono ancora delle vere e proprie trattative. Io credo che poi il mercato del Milan entrerà in una fase calda, ripeto, tolte le priorità, le necessità assolute, entrerà in una fase calda un po' più avanti, io credo. Ciao Matteo, allora innanzitutto ti devo ringraziare perché io e te abbiamo vissuto insieme, grazie a te ho vissuto la cavalcata del rinnovo di Leao e l'abbiamo portata a casa. Meno male, perché sennò... Detto ciò, contando la mia passione, considerando la mia passione per Rafael Leao, io non posso non chiederti anche di Samuel Chukwueze. Che cosa c'entra? Scusa. Beh, è sempre un esterno d'attacco e ha le caratteristiche più o meno sono quelle. Il livello magari un po' diverso, però le caratteristiche sono quelle. Che ci dici? Allora, su queste posso assolutamente confermare l'interesse del Milan, nel senso che ne stanno parlando in tanti, fonti autorevoli. Io so che su queste è stato seguito ed è seguito da Moncada da diversi mesi, non è sicuramente un nome recente. Io so che il Milan è andato più e più volte in Spagna per osservare dal vivo le prestazioni di Chukwueze, e non solo, perché io so che ci sono anche altri giocatori che giocano nella Liga che piacciono. Però allora, io ad oggi non ho mai scritto nulla di... di così contundente su Chukwueze, perché credo che siamo ancora nella fase in cui innanzitutto non c'è ancora una trattativa, perché il Villarreal non sa assolutamente dell'interesse del Milan e l'entourage del giocatore sì lo sa, ma non siamo ancora arrivati in quella fase in cui il nome si sta scaldando, o comunque ci sono dei margini secondo me veri e propri per andare avanti. Sicuramente il Milan sta lavorando su Chukwueze, ma come su altri giocatori. Secondo me, se poi... Allora, innanzitutto, la premessa è che io sapevo un mese e mezzo fa che Chukwueze aveva grandissima voglia di Premier League. Nel senso che comunque... E chi non ce l'ha? Chukwueze aveva nei suoi occhi l'idea di andare a giocare in Premier League per una serie di motivazioni. Addirittura sul piatto c'era la possibilità di uno scambio con lo Chelsea, con il Tottenham, si era parlato anche di questa possibilità. Poi dopo, nelle ultime settimane, il Milan sicuramente si è fatto sotto in maniera un po' più concreta attraverso l'entourage, però ecco, ripeto, ad oggi io andrei con calma su Chukwueze, perché ad oggi non vedo ancora quella vera e propria trattativa in cui diciamo ok, il Milan va dritto su di lui, può arrivare, ecco. Per una serie di motivi, anche di costi. Io invece, Matteo, ti chiedo qualcosa sull'attaccante. Come pensi che si muoverà il Milan in quel ruolo? Anche perché in questo momento il nome caldo è quello di Turano. Ma al di là di lui, come pensi che si possa muovere il Milan? Ma allora, io credo che l'obiettivo prioritario, quando parlavo prima di priorità, uno di questi è sicuramente Turam. Il Milan sta cercando in tutti i modi. So che stanno cercando in tutti i modi di convincerlo.
con uno stipendio adeguato da top della rosa, con un ruolo di assoluto protagonismo. Stanno aspettando la risposta di Thuram, però ecco, il Milan ci crede veramente. Poi dopo io credo che arriverà un altro attaccante, però ecco, non ho ad oggi nomi veri e propri e concreti. C'è la situazione di Colombo da risolvere, poi davanti, una volta che secondo me si prende il primo tassello, che potrebbe essere Thuram, ripeto, alla fine dirà sì, poi dopo si svilupperà tutto con più, secondo me, calma. Matteo, il nome che è uscito ieri anche da parte tua è quello di Luca Romero. È più un nome, diciamo, di contorno, di occasione di mercato, di opportunità, perché comunque è un nome che potrai, credo, immaginare non è che stia scaldando tantissimo i tifosi, ecco. No, allora, Luca Romero è, come ho scritto ieri, un'opportunità di mercato, perché scade a fine giugno e non rinnoverà il contratto. È un'opportunità di mercato che il Milan considera una grande opportunità di mercato per le qualità del giocatore. Capisco che possa magari non scaldare, perché non lo abbiamo ancora visto tanto, soprattutto non l'abbiamo visto giocare effettivamente una stagione con rendimento costante e continuo, però assicuro che tutte le persone che lo hanno visto giocare, anche compagni suoi alla Lazio, me ne parlano benissimo, ma benissimo, cioè di come sia veramente, non dico un piccolo fenomeno, però abbia delle qualità fuori dal normale. Poi è chiaro, non è quel calciatore che poi ti può svoltare subito la stagione, perché non è così, penso che sia chiaro, però piace tantissimo, ci sono già stati dei contatti con il suo entourage. Il Milan secondo me vuole provare ad anticipare tutta la concorrenza che c'è su Luca Romero per assicurarselo, per prenderlo. Matteo, io ti ringrazio come al solito per essere stato qui con noi, ti auguro buon pomeriggio, alla prossima, sperando di non essere ancora al centro di un ribaltone, di andare semplicemente dritti. Assolutamente, grazie mille a voi, a presto, un piacere. Ringraziamo ancora Matteo Moretto, che ritroveremo ovviamente tra non molto. Grazie ancora Matteo, ciao. Sì, l'avevamo già salutato.